credo che quello che ha investito, la condizione che ha investito i giovani sia un gigantesco delitto sociale. Le politiche di definanziamento della scuola pubblica, dell'università, le politiche di precarizzazione del mercato del lavoro hanno rappresentato una sorta di gigantesca gabbia che imprigiona una generazione. È una generazione senza futuro e anche senza passato, privata di memoria storica, privata della trasmissione di valori, di racconti, ed è una generazione ostaggio di un presente maledetto. Credo che la politica debba sapere che lo spread di vita che inghiotte questa generazione è il segnale più grave di una crisi di civiltà. Anche Banca Italia ha detto che bisogna fare qualche cosa per le nuove generazioni, bisogna fare, lo dicono in tanti. Bisogna capovolgere le politiche del ministro Gelmini, aver tagliato ferocemente i finanziamenti a scuola, università, innovazione, ricerca. È stato davvero il compimento di una politica di estromissione dei giovani dalla dimensione del futuro. Noi dobbiamo investire sui giovani e dobbiamo smetterla di raccontare che i giovani vengono asfissiati dai vecchi, che il sistema previdenziale attuale è ciò che priva le giovani generazioni del diritto al futuro. Sono 20 anni che si taglia il sistema delle pensioni in Italia e dopo questi 20 anni mi pare che la condizione dei giovani sia drasticamente peggiorata. Allora facciamo così, mettiamo al centro diritto al reddito per le giovani generazioni, diritto alla formazione e anche all'alta formazione e facciamo una scommessa. Noi investiamo affinché per i giovani il verbo viaggiare non sia mai più sinonimo del verbo emigrare. Vendola, siamo in vista delle amministrative anche qui a Pisa, dove c'è un accordo possibile fra SEL e PD. Quali secondo lei a livello locale le condizioni imprescindibili di questo accordo? Bisogna chiederle a livello locale. Le condizioni imprescindibili a livello generale è che, diciamo, nel cantiere delle coalizioni di centro-sinistra ci sia da un lato la centralità dei diritti sociali e dall'altro il riconoscimento di quei diritti civili che vedono l'Italia fanalino di coda di tutta Europa. Ciao, salve, ciao. Io credo che si debba cominciare questo intervento facendo autocritica, no? Io vi racconto cosa sta succedendo in questi giorni nella nostra redazione. Noi siamo una redazione di un programma appena nato che insomma cerca la sua strada, e in questi giorni facciamo riunioni fiume, tremo la mattina, usciamo la sera per cercare di capire come raccontare questo paese che sta cambiando, perché non nascondo che anche noi abbiamo cominciato dal momento più facile per un giornalista, che è quello di raccontare il crollo della Seconda Repubblica, il crollo, la caduta di Berlusconi e del berlusconismo. E naturalmente gli ultimi giorni, le ultime settimane di questo crollo sono state terribili, ma anche emozionanti, anche facili da raccontare se vuoi, perché c'erano chiaramente, c'erano i pretoriani, i Pasdaran, c'erano gli ultimi del regime che cadeva, e c'erano quelli che invece già cantavano vittoria, c'era gente per le strade. Poi Berlusconi è caduto prima forse di quanto ci aspettassimo, e nel momento in cui è caduto ci siamo resi conto che in fondo la nostra generazione, la mia, ma sicuramente anche quella di Concita, per esempio, è una generazione che ha vissuto tutta la sua vita sotto il berlusconismo, una vita professionale. Io e Concita ci siamo conosciuti tanti anni fa, insomma, era credo il 94, e il 94 è proprio l'anno in cui Berlusconi è sceso in campo, ha vinto le prime sue elezioni. Quindi immaginare di raccontare questo paese dopo Berlusconi è uno sforzo enorme per noi, davvero enorme. Che cosa è successo in questi anni nei partiti che presidiano tradizionalmente il centro-sinistra, in particolare i partiti del movimento, in particolare il PD, che è il primo partito, insomma, diciamo, la nazionalista di maggioranza, come avrebbe detto Vespa, in altri contesti, in altro momento. È stato molto faticoso anche dentro il centro-sinistra il cammino che abbiamo fatto in questi anni. Io quello che vi vorrei dire è che il governo Monti e diciamo il governo di protezione civile di fronte all'emergenza nazionale, come se
la crisi economica fosse uno tsunami o un terremoto che è arrivato all'improvviso e che nessuno poteva prevedere, quindi dunque ben venga Monti nelle vesti di Bertolaso a risolvere il problema, perché di fronte allo tsunami non si può far nulla, non è una storia giusta, la storia non è andata così. Adesso è molto comodo dire, però di fronte, guardate lo spread, guardate il default, il rischio fallimento, certo ci vogliono i tecnici, però che le cose siano andate così non solo non è accaduto da un giorno a un altro all'improvviso senza che si potesse prevedere, ma è ben peggio di così, è accaduto con un disegno, cioè c'è stato un disegno molto preciso che ha portato a questo. In questo momento il capitalismo sta approfittando della crisi in una maniera incomparabile con quella dei più sfrenati giacobini rivoluzionari. Lenin era uno che si era distinto da tutti gli altri perché aveva deciso di scegliere il momento esatto in cui si poteva fare una cosa altrimenti impensabile, cioè cambiare il destino del mondo. Era un delirio lucido che diceva: oggi è troppo presto, dopodomani sarà troppo tardi, ci vediamo domani alle 5 e prendiamo il palazzo d'inverno, no? Esattamente questo. Ora in questo momento è la grande finanza internazionale, sono gli stati, sono le alleanze tra stati, sono gli pseudo direttori che stanno dicendo oggi è già troppo tardi, noi prendiamo tutto. È una situazione in cui chi vuole cambiare il mondo è costretto, diciamo, a frenare, a riprendersi dei tempi lenti. Ora questa cosa a me sembra molto bella, diciamo, e promettente, se mai qualcuno dice, se siamo in grado di dire qualcosa di incoraggiante. Non credo che nessuno sia in grado, però possiamo fare finta. E allora una cosa incoraggiante è che i tempi più brevi, il rallentamento, cioè il contrario di quello che sembrava fare il carattere di un rivoluzionario, è diventato oggi, a mio parere, una cosa preziosa alla portata delle persone che vogliono un mondo meno peggiore, meno diseguale, meno devastato e così via, e che possono usarne, in particolare i giovani. Parto dall'attualità. In queste ore si è chiuso l'accordo sulla Fiat di Termini Imerese, quello che non si è potuto chiudere in 3 anni a causa dell'atteggiamento del ministro Sacconi, più oltranzista di quello di Sergio Marchionne, si è potuto chiudere oggi in 5 ore con un accordo su cui c'è la firma di tutti i sindacati metalmeccanici, a cominciare dalla Fiat. Il fatto che il capo dello Stato in questi giorni abbia richiamato la nostra attenzione su 2 questioni, quella che la cittadinanza deve liberarsi da qualunque mitologia etnico-territoriale legata alle ragioni della stirpe e del sangue, secondo una forma di modernizzazione di antiche teorie naziste, e che un bambino che nasce in Italia deve poter godere della cittadinanza italiana, mi pare un'altra notizia importante. Lo dico perché abbiamo vissuto in una condizione curiosa, in cui il diritto di voto era guadagnato da chi era nato magari a 5-10 mila chilometri di distanza dall'Italia, era guadagnato da chi era terza, quarta generazione di origine italiana in tante parti del mondo, non conosceva la lingua, non conosceva niente del nostro paese, poteva esercitare il diritto di voto, e magari non era guadagnato da chi era nato, cresciuto nel nostro paese, e abbiamo visto bambini e ragazzini di tutti i colori parlare i nostri dialetti, ed è francamente una buona notizia se cambia, diciamo, la scena pubblica a proposito di argomenti così delicati.